Benvenuti a tutti amici di Vapers for Passion. Buonasera. In questo video andremo a confrontare tra loro quattro atomizzatori che hanno la comune caratteristica di essere atomizzatori da single coil bottom feeder, visto che è un po' di mesi già che stanno andando molto i single coil bottom feeder. Sono atomizzatori che ci piacciono parecchio perché, se settati bene, già con pochi watt possono offrire un discreto, poi ovviamente ogni atomo ha le sue caratteristiche chiaramente, però comunque si può svapare molto 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 bene a parer nostro anche con atomo da single coil, esatto, in bottom feeder. Cosiddetto flavor chasing, per chi non lo sapesse. Beh, come andremo a vedere in alcuni di questi atomi, si può anche parlare tranquillamente, sì, anche di cloud senza flavor troppi cloud proprio. Sì, ormai ovviamente per come in fretta progredisce il mondo della sigaretta elettronica, già in poco tempo stanno arrivando una valanga di sistemi molti simili tra di loro, ma altri, come appunto andremo a vedere adesso, anche diversi e innovativi, che hanno qualcosa in più o in meno rispetto ad altri. Ma adesso bando alle ciance, parleremo delle caratteristiche che noi reputiamo più importanti, diciamo una visione generale, faremo vedere per ogni atomo cosa ne pensiamo, poi faremo un resoconto generale, daremo le nostre considerazioni e poi vi diremo, per quello che è il nostro tipo di svapo, qual è quello che noi preferiamo. Esatto, che non c'è migliore o peggiore, ma diciamo il preferito, dai. Come al solito. Come primo atomizzatore andremo a guardare il Wasp Nano di casa Humiere, un atomizzatore appunto single coil bottom feeder da 22 mm di diametro. Come secondo passiamo al conosciutissimo Adalibai Psyclone, anch'esso da 22 mm. Per poi ovviamente parlare, dato che abbiamo portato direi per primi in Italia la recensione di questo atomizzatore, ci è piaciuto tantissimo, quindi ovviamente è stato incluso il Pulse 22 di Vandy Vape, che appunto, come suggerisce il nome, è da 22 mm anch'esso. E infine cambiamo misura con un 24 mm con il The Flave by Alliance Tech Vapor. Adesso andremo a guardare i deck di questi atomizzatori. Cominciamo appunto con il Wasp. In questa versione abbiamo il deck in stainless steel, mentre quell'altro credo che sia placatoro, forse una versione o addirittura in brass, non ricordo. È un deck abbastanza spazioso, non troppo, però la vaschetta è abbastanza profonda, quindi anche il livello di capienza di liquido rende abbastanza bene. Quindi, ok. Abbiamo poi il deck della Dalì, che non è niente male, è anch'esso in stainless steel. Rispetto al Wasp Nano è più spazioso, quindi sia più largo che più profondo, quindi una vaschetta più profonda, anche se una cosa che non mi è piaciuta di questo atomizzatore è che per la posizione dei fori dell'aria dove sono situati nel deck, nel caso delle over squoncate, nel caso squoncaste troppo, può capitarvi che ci siano delle perdite di liquido dai fori dell'aria. Abbiamo poi il Pulse di Vandy Vape, che a differenza degli altri due è l'unico deck postless, come potete ben vedere. Quindi vuol dire che le coil, le gambine delle coil andranno inserite nella base del nostro deck e non andranno inserite in nessuna piattina sotto nessuna vite come gli altri due, come avete potuto vedere dalle foto precedenti. Ha un deck molto molto spazioso, ha gli alloggi del cotone molto capienti, quindi è anche praticamente impossibile oversquoncarlo questo atomizzatore, anche perché avendo poi, andremo a vedere successivamente, i fori dell'aria dall'alto, è impossibile far uscire il liquido. Poi dopo anche il cap in questo deck si va a inserire a incastro, quindi non fa neanche perdere liquido. Al tempo stesso, anche questo non è un deck molto difficile da buildare. In questo Atom c'è l'innovazione di aver inserito questa placchetta in rilievo dove c'è il pin BF, che forma una specie di ponticello, così liquido quando esce viene ripartito equamente in entrambe le vaschette del cotone, che appunto sono separate. Per quello che riguarda il The Flave, il deck è anch'esso in stainless steel, diciamo similare a quello dei Adalì barra Wasp. Vaschetta molto più profonda, diciamo che anche il diametro 24 aiuta ad avere un'ampiezza maggiore. E anche per quello che riguarda lo spazio utile per buildare, direi che ce n'è a sufficienza.
Andiamo a parlare adesso del sistema di serraggio di questi atomizzatori. Appunto, come sempre, partiamo dal WASP. Molto molto semplice il buildaggio, molto studiate bene secondo me le torrette, per il fatto che sono scavate, quindi c'è spazio anche per fili belli grossi, essendo poi dopo vuoto lateralmente, non essendo un buco ma essendo proprio una porzione, possiamo dire, di torretta che viene a mancare, inserire i fili al suo interno è veramente veramente semplice. Inoltre mi piace molto che sono state applicate delle viti a taglio, che sono le mie preferite senza ombra di dubbio, quindi grandissimo punto a parer mio a favore delle WASP 9. Se posso aggiungere una cosa, nonostante siano valide le viti a taglio, non mi è piaciuto tanto il fatto che siano così piccoline, che quindi è più difficile avere anche magari un cacciavite di quella misura, se se ne ha uno più grande si è rovinato. E poi io, per quello che riguarda il mio, le ho ritrovate un po' deboline, si spanano un po' facilmente. Per quello che riguarda la Dalì, anch'esso è un sistema di serraggio molto semplice. Svitando le viti tiriamo su queste piattine dove andremo a inserire sotto i nostri fili. A me sinceramente questo sistema di serraggio non piace un granché, perché come potete vedere, avendo la piattina che non è esattamente dritta ma è leggermente stondata, sì, proprio piegata ad angolo 45 gradi proprio, molte volte anche con fili un pelo più grossi si fa veramente tanta fatica. È vero che un Atom che ha bisogno, cioè non ha bisogno di chissà quali grandi fili per avere un'ottima resa aromatica, sicuramente. C'è anche da dire che una volta ho provato a fare una parallel con una Clapton che era veramente minuscola e un filo da 28 e non sono riuscito a farceli stare tutti e due, per esempio. Molte volte anche nel buildaggio, per tenerli, sì, ho trovato molto più pratico, sinceramente, ma molto più pratico il WASP Nano, senza ombra di dubbio, sotto l'aspetto della rigenerazione, secondo me. Beh, del Pulse c'è poco da dire. Deck postless, un enorme deck da 22, praticamente tutto spazio utile a parte bordo che sarà anche qua un millimetro, massimo 2, quindi abbiamo un deck da 18-20, una roba veramente bestiale il Pulse, per il mio, il deck del Pulse molto spazioso. Si infilano le gambine all'interno di questi fori, bisogna assicurarsi che vadano fino in fondo per far sì che le gambine vengano lette, tanto ragazzi, comunque la parte che arriva fino in fondo interno ovviamente non viene contata a livello di ombra, ma viene contato quello che esce dal punto di serraggio, possiamo definirlo, in alto. A differenza degli altri due che presentano delle viti con l'inserto a taglio, qui abbiamo le viti con l'inserto a croce. Beh, ho sempre meglio dei grani con la brugola, se ha voglia. Per quello che riguarda il Deflave abbiamo anche qua di nuovo delle viti a taglio con una testa molto grande, quindi si può utilizzare cacciaviti di quasi ogni dimensione, beh, non esageriamo. Forse a discapito del fatto che essendo molto grande sopra, l'inserimento della coil può risultare, se si utilizzano wire un po' grossi, un po' macchinoso, però prendendoci un attimino la mano, ragazzi, si fa tranquillamente. Adesso iniziamo a divertirci, perché parliamo dell'Airflow. Airflow del WASP, che tra tutti quelli di cui stiamo parlando è quello che ricorda un po' di più quello del Flave. Ecco, a tipo di Airflow sono molto 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 simili. A differenza di quest'ultimo è decisamente più grande, anche perché per riuscire a far rendere bene quest'Atom ci vuole aria. È un Atom che è strutturato per essere rioso, perché essendo anche piccolo, con tutta quest'aria riesce anche a reggere il tipo di coil che secondo noi sono idonee da utilizzare al suo interno, ma anche di questo andremo a parlare successivamente. Per me questo Airflow a me piace tanto per due motivi: sicuramente è molto arioso per quelli che sono i miei canoni, ma la cosa che mi piace è che parzializzando l'aria comunque tutta la superficie della coil riesce a prendere aria. L'aria arriva canalizzata, quindi anche se noi lo parzializziamo, comunque non è che rimane solo in quel punto, arriva sempre dritta su tutta la coil, a differenza della Dalì e del Pulse. Infatti nella Dalì, come già preannunciato da Kata, abbiamo questi due fori che si incanalano e vanno a prendere la nostra coil. E se noi parzializziamo l'aria, perché magari lo vogliamo rendere meno arioso, chiudendo uno di questi, andiamo comunque a ridurre la superficie d'impatto dell'aria, quindi a livello di resa non credo che sia una grande cosa.
Ricordiamo, come detto prima, che la cosa che non piace di questa Airflow è il fatto che appunto nel caso per sconcate, ma anche di poco ragazzi, non basta tanto. Sì, sono veramente bassi, quindi ci vuole proprio sì, un attimo. Il liquido esce e devo dire che un'altra cosa non mi piace di questa Airflow, che devo dire che a volte o più che caramellare un po' le resistenze, molte volte è facile che il cotone ci vada sopra e ostruisca. Non so, io non mi sono trovato molto pratico con la Dalì, per quanto mi piaccia molto come Atom, come resa, è veramente spaziale. Ma a livello di costruttiva, a livello come studiato, sono alcune cose che mi fanno un po' storcere il naso. Ecco. Cioè, come se per certi versi, secondo me, per colpa diciamo dell'airflow, in certi punti il cotone si deteriora maggiormente rispetto che in altri. Sì. Quindi magari anche solo a livello ottico lo vedi più scuro in certi punti. Ho migliorato la cosa tenendo le coil molto basse, ma molto 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 basse. Però poi dopo credo che si vada a perdere anche il senso di utilizzo, che l'aria dopo, per come l'ho provato a basso, sì che dopo non fa molto meno questo fenomeno, però appunto dopo lo metti allo stesso livello degli altri. Invece credo che la cosa della Dalì sia studiato il fatto che proprio prenda le coil da sotto con questo airflow, così. Adesso ragazzi parliamo dell'airflow che secondo noi tra questi qua è ovviamente quello più innovativo, che è quello del Pulse RDA. Questo airflow presenta 4 tubicini come quelli che state vedendo adesso in questo macro. 4 marmittine. Da 3 mm l'uno, che sono canalizzati verso il centro, inclinati sempre ai famosi 45 gradi, due da una parte, due dall'altra, che sparano aria sulla nostra coil. Questo ci fa capire appunto che quest'Atom ha un assetto molto 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 da cloud, ovviamente avendo 12 mm di tubi che sparano su una coil. Naturalmente per quello che riguarda la rigenerazione bisogna fare in modo che la resistenza venga proprio pettinata da questo airflow, perché sennò se ne va a discapito dell'aroma. Mi è già capitato più volte di persone che dicono ah ma non... me l'hanno blasonato tanto ma non è aromatico per niente, perché magari buildavano molto basso e l'aria arrivava male. Quindi il Pulse, come detto Tony B, che è quello che l'ha creato, che è uno youtuber americano del canale YouTube Vaportrail Channel, di far sì che con la punta che c'è in dotazione da 2,5 di inserirla nell'aria e che la coil stia esattamente nel punto di intersecazione nel deck, come se mettessimo le due punte, uno in un airflow e uno in un altro, mettiamo uno qui e uno qui nel punto questo qua G. Esatto, è il punto dove abbiamo messa la coil. Quindi quando buildate il Pulse tenete a mente questa cosa, perché veramente a livello di flavor avete un cambio veramente drastico. Per quello che riguarda il flavor abbiamo di nuovo la diciamo caratteristica similare che avevamo visto precedentemente nel Wasp, ovvero la possibilità di parzializzare l'aria girando appunto il cap, ma senza togliere la direzione che va a prendere esattamente la coil. Quindi ottima cosa. Eccoci a parlare del cap. Parliamo del cap del Wasp, che è leggermente, ma di pochissimo, si parla forse di mezzo millimetro più alto della Dalì, quindi rimane come quest'ultimo che ho appena nominato un Atom dal cap decisamente basso. Questo qua esce da svapare proprio così, senza tip, volendo uno ce lo può mettere, che secondo me è una cosa che ci può stare, perché uno dei contro di questo cap così basso è il fatto che nel caso per sconchiate o mettete il cotone anche un pelo più così, oppure anche se fate tutto alla perfezione, può comunque capitare che ogni tanto vi arrivi qualche schizzo di liquido in bocca, più che qualcuno lo finisce proprio bevuta, secondo me eccessivo, perché magari sì, avrà cotonato male. Quello che è stato presentato di default, poi dopo sono uscite varie colorazioni, ma è il cap come quello che vedete in foto, che è in Ultem, che appunto è una plastica che è molto resistente al calore e lo dissipa molto bene. Ovviamente se volete inserire un tip al suo interno, l'attacco è quello del 510. Per quello che riguarda il nostro Adalì abbiamo un cap in acciaio 316. Guardandolo da sopra possiamo vedere la parte interna, diciamo, che ha una leggera forma conica in fondo, e montato sopra abbiamo un drip tip in daring, presumo, con attacco 510. È un drip tip che gli dà quasi un assetto, sembrerebbe da Atom, non dico di guancia, però una specie di ibrido, proprio da flavor abbastanza chiuso, non troppo arioso. Parliamo adesso del cap del Pulse, che a differenza degli altri è composto da due pezzi, non da un pezzo unico. C'è questo pezzo che è la base
sostanzialmente, dove troviamo poi dopo i tubi di cui vi parlavamo quando abbiamo detto dell'airflow, e sopra c'è il cap che lo va a chiudere, che ci permette di regolare l'aria. Come la Dalì, a differenza degli altri, che gli altri, poi dopo parlo ovviamente del Wasp e del Flave, che mi piacciono molto come cap, come regolazione dell'aria, che indipendentemente da quanto sia aperto e quanto sia chiuso, tutta la coil prende aria, questo è quello della Dalì, non mi sono piaciuti, non mi piace però usarli con l'aria parzializzata, per il fatto che dopo l'aria viene a S, possiamo dire, è opposta, quindi frontalmente, essendoci solo un ingresso, verrà da sinistra e dall'altro lato da destra, quindi sì, sarà... si incrocia. Esatto, questo lo fa un po', questo fa un po' caramellizzare le coil, la cosa non mi piace un granché. E anche come flavor, boh, non lo so, sinceramente preferisco caricarlo un po' di più come va caricato, con una punta idonea, quindi userei una punta da 3 e non parzializzerei l'aria, perché se prendete questo Atom dovete essere consapevoli del fatto che è un Atom che comunque è arioso e comunque ha bisogno di una coil sostanziosa per poter funzionare bene. Sicuramente se ci buildate qualcosa su punta da 3 con un 26, ma anche solo con 24 gauge, ve ne godete la metà della metà della metà di quello che potete tirar fuori da questo Atom. Il pulso, a differenza dei due che abbiamo visto precedentemente, ha un attacco 810, quindi classico attacco Gun, Kennedy, eccetera eccetera, e esce in Ultem, ma viene fornito anche quello classico in Delrin. Andiamo a vedere il cap del Flave, anch'esso costruito in acciaio. Possiamo vedere che qua in fondo ha un diametro di 24, mentre nella parte inferiore, in forma conica, si va a stringere, così a occhio direi ha un diametro di 22. Il drip tip è bello largo ed è in Ultem. Questo permetterà appunto di dissipare meglio il calore generato magari da una build abbastanza spinta. Togliendo il drip tip possiamo vedere questo foro veramente grande, che mi sembra molto più grosso di un attacco 810. Ad occhio direi anche 2 mm in più. Facendo un attimino un ricapitolo di tutti i nostri Atom che abbiamo analizzato, andiamo ad elencare, a vedere un attimo quelli che ci sembrano a noi, sottolineo a noi, per come li abbiamo provati, i setup ideali barra validi per dare valore a questo genere di atomizzatori. Per il Wasp, per quello che mi riguarda e per quanto ho provato io, essendo un Atom abbastanza arioso, è necessario metterli, diciamo, abbastanza ferraglia, quindi magari non delle punte esagerate, una punta da 2,5, però c'è una Fused Clapton, una Nano Alien, permette di dare valore a questo genere di Atom, che magari con Philip Lane sarebbe un po' troppo arioso e l'aroma non sarebbe di chissà quale qualità. Concordo, infatti adesso attualmente ci avevo buildato una Clapton in Full Nichrome 24x36, ho fatto 5 spire e mezzo per avere comunque una cosa un pelo più reattiva e meccanico, e devo dire che si sente che comunque già così rende abbastanza bene, ma siamo ancora lontani da quello che è il margine di sopportazione. Per me è un setup che va benissimo, perché questo genere di Atom li svapo molto compulsivamente, perché anche lì, ragazzi, non è che c'è un setup, non è che esiste il miglior setup per un Atom, e quello è ognuno in base al tipo di svapo dà un setup diverso all'altro, perché è un setup che magari per me va bene perché posso fare molte volte, mi capita di fare anche 10, 12, 15 puff consecutivi. Una persona che preferisce fare 2-3 puff compulsivo, una build un po' più spinta, meglio. Sì, perché si fa 2-3 tiri, poi dopo lo lasci lì riposare, che si raffredda, che si poi ritiri, in modo che non vai a storpiare l'aroma. Lì dipende ognuno di noi come svapa, perché appunto lo svapo è soggettivo. Per quello che riguarda l'Ada, lì devo dire che intanto questo Atom, semplicemente con del Nichrome 24 su punta da 3, 7-8 spire, tira fuori dei flavor devastanti, ma veramente, veramente devastanti. Provato anche su punta da 3,5, con del Cantal 24, del Nichrome 24, rende veramente, veramente bene anche con dei fili semplici. Devo dire che una Kleptonina valorizza, volendo anche delle Fused, però delle Fused interni molto sottili, molto sottili. 28 almeno, 28-40, punta da 2,5, però già quando si usa oltre il Clapton io andrei con punta da 2,5 piuttosto. Clapton, beh, io ci ho provato delle 26x38 che venivano anche alte di Ohm, veniva tipo 0,6, veniva una roba anche bella abbondante, capì, così in elettronico ci sta. Però se invece una volta avevo fatto un pochino più da meccanico, ho fatto 5 spire su punta 2,5 di una 24x36 e rendeva parecchio bene, volendo secondo me si poteva optare anche per una punta da 3
tranquillamente. L'unica cosa è che rispetto al Wasp comunque tende a scaldare molto di più non avendo il cap in ultem, quindi è arioso. Sì, e quindi non ha bisogno di essere caricato tanto come Atom, a parere mio. Parliamo del Pulse, si è parlato ovunque di questo Atom, di che fili sono più idonei o meno per questo Atom, e posso dire con estrema certezza che sì, con un Cantal 22 magari ci si può tirare fuori qualcosina di ok, ma la vera resa, quello che sul serio l'Atom c'è da dire, ce l'abbiamo solo con i Custom Wire sostanzialmente. Qua ci vanno Alien, Fused Clapton, la manetta, già una Clapton siamo molto leggeri secondo me qua. Io ci avevo messo di solito delle Fused 26x38, ho provato 6 spire su punta da 3, erano decisamente troppo. 5 già migliorava la situazione, però tendevano un pelino a scaldare, però comunque interni 26, capito, su un altro da 22. Magari delle Fused 28x38 secondo me poteva può essere 27, perfette. Sì. Veniamo all'ultimo dei nostri quattro baldi giovani, il The Flave, che ragazzi, essendo da 24, ci permette, diciamo, di poterlo caricare un po' di più, lo spazio c'è. Io l'ho provato anche con una bella Alien tricore o con delle parallel magari di 24 gauge così, e ragazzi, questo Atom va da molto se lo caricate di ferraglia, vi dà dei flavor che spaccano. Tiriamo un attimo le somme dicendo brevemente i pro e i contro di ognuno, un breve ricapitolo. Partiamo appunto dal Wasp, che come pro possiamo ovviamente dire il classicissimo rapporto qualità-prezzo, specialmente per il fatto che un Atom che appunto per costare attorno alla ventina di euro è costruito bene per quello che è la fascia di prezzo, è un Atom che va caricato, funziona bene, è molto facile da buildare, offre un aroma decisamente buono, non è il migliore tra questi quattro, però è neanche il più scarso. No, degno di nota comunque. Ma nessuno è scarso. Esatto, sono tutti e quattro molto aromatici come Atom. Il flavor c'è ed è soddisfacente. Come contro, il fatto che tende un po' a fischiare, ma ragazzi, a me personalmente non frega assolutamente nulla, anche perché la resa dell'Atom qua è una cosa che come dice lui, perché può dare fastidio, ma il tipo di analisi soggettivo mio è riguarda solo l'utilizzo, la praticità dell'utilizzo, che fischia per un Atom da 20 euro non ci guardo neanche, perché l'ho pagato 20 euro per come funziona, per il flavor che ha, tolto il discorso schizzi che come dicevamo prima con un tip si può risolvere, si può migliorare abbastanza, per me il prodotto è decisamente ok, anche perché col cap in ultem aiuta a reggere molto bene il calore nonostante sia bassissimo. Per quello che riguarda invece la Dalice, da considerare il fatto che di tutti questi Atom di cui stiamo parlando è sicuramente quello che esiste da più tempo. Quindi bisogna anche mettere sul piatto della bilancia che gli altri magari possono aver preso pregi e difetti, mentre un Atom che c'è da più tempo è ovvio che abbia delle cortezze che magari non sono state prese, perché appunto viene da tempi più arretrati. Cioè, grande vantaggio, mesi. Grande vantaggio della Dalì, per quello che posso pensare io, è che con fili molto semplici riesci a tirare fuori degli aromi ottimi, cosa che non è da scartare, perché non è dato per scontato che tutti quanti possono reperire o vogliono utilizzare custom wire, quindi già con un filo molto basic puoi ottenere un ottimo risultato, quindi per questo big up. Assolutamente sì. Se caricato un po' troppo, sicuramente per il fatto che c'è il cap in stainless steel e l'airflow non è dei più grandi, può generare un po' di calore. Diciamo che tende proprio a scaldare facilmente. Sì. La stessa build di Nicron 24 che vi dicevo prima, già su punta da 3,5, dopo 5, 6, magari 7 puff, comincia già a diventare un pelino caldino. Non è da dire esagerato, però per quella che è la build comunque si tende a scaldare facilmente. Come già detto prima, il fatto di avere l'airflow veramente basso, se non si sta molto attenti nello sconcare, l'over sconcata è praticamente assicurata, è sicuramente da considerare come difetto. Andiamo al Pulse, che come pro sicuramente è il fatto di essere innovativo con il suo airflow simile recoil, ma poi dopo totalmente diverso, come abbiamo visto cambia solo, cioè l'unica cosa che ricorda per recoil è la forma e l'inclinazione, ma è un po' diversa la sostanza del tutto. Altro rapporto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, molto facile da rigenerare, bella la placchetta che divide equamente il juice che noi andiamo a tirare su dal bottom feeder nelle due vaschette del cotone,
Deck placcato oro, vabbè sì, poi dopo andremo a dire un altro contro di questa cosa. Grande resa aromatica, grandissima resa aromatica, nonostante sia un atom decisamente da cutout alla fine. Sì. Però si è buildato nel modo corretto, naturalmente. Questo buildato con una fuse, come detto prima, 28x38 funicrome, 28x40 se volete stare senza pensieri, anche se viene forse un po' alto, il frank 28x38. Secondo me, ragazzi, quest'altro messo all'altezza giusta vi dà un cloud e un flavor che è una cosa micidiale, ottimo con Nubio. Buon, per come contro, alla fine il fatto che qui presenta questi due spacchi nel deck per far sì che il controllo dell'aria stia in posizione, quindi che i tubi vadano sulla coil dove devo, cioè che dove vadano andare. Esatto, che riesca ad andare sulla coil, scusando l'impappinamento. Come contro il fatto che per buildarlo bene ci vogliono le gambe un po' lunghe. Le gambe un po' lunghe implicano un valore in ohm più in alto e quindi anche una dispersione di corrente maggiore, quindi una minore reattività, specialmente per quello che è il discorso meccanico. Il fatto che ovviamente, essendo un prodotto in fascia bassa, la placcatura, avendolo usato comunque discretamente poco, sta già saltando via in moltissimi, moltissimi punti. Placcatura simbolica, la chiamerei. Dove ci sono questi spacchi, vi dicevo prima, servono per far sì che appunto rimanga in posizione. Come contro devo dire che non sempre sono fissati proprio bene, non sempre stanno esattamente in sede. Poi difficilmente mi è capitato proprio che si muovessero rischiando di andare a toccare la coil, però qualche volta si poteva essere un pochino più solido il sistema di bloccaggio. Veniamo al Flave. Sicuramente il suo vantaggio, il diametro leggermente maggiore, permette di buildare fili di ogni genere, anche con parallel, rende di brutto. Ragazzi, tira fuori un aroma della Madonna, io sinceramente grandi difetti ancora non glielo ho trovati. Sì. L'unica cosa che mi viene da dire è che col fatto che c'è una parete molto chiusa rispetto agli altri, fai un po' più fatica a sistemare bene il cotone, ma c'è cioè, giusto da prenderci un attimino la mano, e sì, anche il fatto che avendo queste viti molto grosse devi incastrare il wire lì in mezzo e quindi bisogna prenderci un attimino la mano, però nel complesso fa di brutto. Sì, come sistema di serraggio, sinceramente, quello del Pulse e quello del Wasp sono quelli che mi sono piaciuti sì, di più sì. Alla fine. Questo qui è un po' più brigosino, però non è complicato. Però tirando la somma totale, avendo dato un'occhiata generale, possiamo dire che per quello che è il nostro tipo di svapo, per quello che cerchiamo noi nello svapo, per come buildiamo, eccetera, 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 siamo d'accordo all'unisono. Esatto. Che il migliore di questi quattro per noi è... The Flay! Assolutamente, un single coil 24 è riuscito benissimo, ottimo con Nubio tra la quantità d'aria per come è fatto l'airflow, per la grandezza della campana a disposizione, la dissipazione del calore e la resa aromatica. Fenomenale, fenomenale, fenomenale. Assolutamente, anche se poi devo dire che anche il Pulse ci è piaciuto un casino, anche se ci aveva qualche piccola menatina, secondo me il 24 è uscito da poco, che non abbiamo avuto ancora modo di vedere, ma a breve ci metterò le mani. Wasp, anche quello è piaciuto di brutto, comunque in generale. Ma tutti quanti alla fine, se no non li metteranno sul tavolo. E a me la da lì un po' meno, la da lì comunque per le... per quelle che io considero pippette che ha, però c'è da dire che a livello di flavor, come corposità, come andare a pescare anche delle note, è l'unico che se la gioca col flavor sotto questo aspetto. Detto questo, il video è terminato. Speriamo che questo confronto vi sia piaciuto, vi sia servito ad avere le idee un po' più chiare sulle caratteristiche di questi atom, così almeno sapete anche voi, per quello che volete ottenere, su quale può essere più giusto o più logico o più idoneo per voi andarvi ad orientare. Se il video vi è piaciuto e siete su YouTube, iscrivetevi al nostro canale e mettete un bel mi piace qua sotto. Mentre se siete su Facebook, mettete un bel mi piace alla nostra pagina Vapers for Passion, un bel mi piace al video e condividetelo everywhere, every fucking where, anche sulla luna, ragazzi. Io sono Kata. Io sono Miles. E alla prossima recensione. Ciao. Ciao.